Un circuito verde nasce nell'entroterra romagnolo, i 155 chilometri del sentiero dell'Alto Rubicone. Una terra, quella di Romagna, da sempre votata al turismo, principalmente legato al mare. Negli ultimi anni, numerose sono però le iniziative che tentano di far conoscere l'entroterra e incrementarne il numero dei visitatori. In questa tendenza si ascrive questa iniziativa voluta dal CAI, Unione Rubicone Mare, A-Team Bike School e Comune di Sogliano. A racchiudere l'intero perimetro è il Sentiero delle Tre Vallate, che tocca, nei suoi 73 km di tracciato, le vallate del Rubicone, dell'Uso e del Savio, con un dislivello di 2.975 metri. All'interno di questo ampio anello, dalla forma che ricorda la farfalla simbolo di Sogliano al Rubicone, si intersecano altri 15 percorsi contraddistinti da precise peculiarità ambientali, storiche e paesaggistiche, che dal punto più basso, in prossimità di Bivio o Montegelli, a meno di 100 metri sul mare, si snodano poi toccando quota nel punto più alto del tracciato, 610 metri di altitudine. Si raggiungono allora le sorgenti di Rubicone e Urgon, tra capriole e cinghiali e una flora speciale. Roverelle, ginepri e un nocciolo di Costantinopoli alto 25 metri. Percorsi previsti anche tra i Calanchi e le Marmite dei Giganti, dove la natura si fonde con la storia, come il castello militare di Malatesta, l'abbazia millenaria e la vecchia miniera di carbone.